amis. Ça, c'est l'histoire de la mère Laura, fondatrice de cette famille du Sacré-Cœur. Maintenant, vous allez faire le dessin libre sur l'histoire de la mère Laura. Maintenant, questo disegno, realizzato nella lontana missione di Mongafula a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, è il filo che lega quelle terre lontane al piccolo paese di Sulbiate, qui in Brianza, dove ora ci troviamo. Proprio qui, infatti, nel 1881, iniziarono i lavori di costruzione di questa che è ancora oggi la casa madre della famiglia del Sacro Cuore di Gesù. Dopo i primi scavi per fare le fondamenta, l'area rimase per qualche tempo incolta ed abbandonata, coprendosi tuttavia di margherite come fosse un segno divino. Fra le tante, una in particolare attirava l'attenzione. Era più grande delle altre ed era schiacciata da un grosso sasso. Un giorno Don Ercole Riva e madre Laura Baraggia stavano camminando proprio in quel luogo, quando il parroco, vedendo quella margherita, le disse: «Vedi, Laura, questa sei tu, sotto il peso della congregazione. Cerca di essere una margherita cara al cuore di Gesù». Lei, dando ascolto a questo invito, nonostante le tante traversie che incontrerà, cercò per tutta la sua vita di vivere in santità. Se consultiamo un qualsiasi dizionario alla voce santità, troveremo la seguente definizione: stato di chi nella vita terrena si è ispirato ai principi religiosi cercando di metterli in pratica in conformità alla volontà divina. E lei proprio questo ha cercato di fare, ma il suo non fu un cammino così semplice ed immediato. Laura Baraggia nacque il 1 maggio del 1851 a Sulbiate Superiore, nella parrocchia di Brentana, dove fu battezzata lo stesso giorno. La piccola era la nona dei 12 figli di Cesare e Giovannina Ravanelli, una famiglia numerosa, di modesta condizione sociale e di grande fede cristiana. Cesare lavorava al mulino di proprietà e Giovannina badava alla numerosa prole. Come era usanza in tante famiglie numerose dell'epoca, a soli 9 mesi venne affidata ad una zia paterna, costretta in casa da una grave forma di asma. L'avrebbe educata beneficiando in cambio della sua compagnia. Questo isolamento dal resto della famiglia, e in particolare dai fratelli, influì negativamente sulla formazione della sua personalità, accentuando la sua indole timida e riservata. Fin da piccola si sentiva attratta dal crocifisso, dalla preghiera e in un certo senso dal nascondimento. La zia si accorse subito di questa sua predisposizione e, parlandole di Gesù e del suo Vangelo, ne favorì la sua precoce sensibilità religiosa.
Nel 1856, alla morte della zia, Laura rientrò in famiglia. Aveva 5 anni e sapeva già leggere e scrivere. La mamma, vedendola così sola e riservata, anche per irrobustire la sua fragile costituzione, la spinse a frequentare le sue coetanee, giocando all'aria aperta. Ma anche i giochi e l'amicizia delle amiche non riuscirono a sovrastare la voce di Gesù che sentiva dentro di sé e che le diceva: cosa ci guadagni a giocare con la bambola? Non ti sarei più caro io? Il gesto infantile e innocente di vestire il crocifisso e di tenerlo accanto a sé faceva già presagire quella che più tardi sarebbe stata la sua scelta futura. Passarono gli anni e in Laura, che nel frattempo si era fatta donna, cresceva sempre più forte il desiderio di diventare sposa di Cristo. Questa passione che ardeva in lei la spingeva ad andare nel mondo per servire il prossimo bisognoso, testimoniando il suo amore incondizionato. In questa sua scelta di vita fu molto influenzata dalla lettura della biografia di un'altra grande donna di Dio, Bartolomea Capitani. Questo suo sogno di consacrarsi a Dio non era passato inosservato né alla madre né al parroco Don Ercole Riva, il quale, dopo la morte del padre, aveva preso particolarmente a cuore la situazione della famiglia. Accomodati, Laura. Conosciamo, Laura, il tuo desiderio di diventare suora, ma per adesso sarebbe opportuno che tu accettassi la proposta dei signori Biffi, che ti hanno richiesta come segretaria e dama di compagnia nella loro residenza milanese. Lo volete voi? Lo vuole il Signore? E lo voglio anch'io. Così, nel 1866, Laura, in attesa di trovare la sua vera strada, si trasferisce a Milano. Il signor Biffi e la sorella erano già avanti con gli anni e, non essendo sposati, vedevano in quella giovane così docile ed educata una specie di figliola. Colei che avrebbe potuto aiutarli nella gestione del patrimonio, ma anche assisterli un domani al sopraggiungere della vecchiaia. Laura passò con loro 14 anni, inserita nella società altolocata della Milano del tempo, così avulsa dalla sua semplicità interiore. Non appena poteva, ella si ritirava in preghiera nella sua camera e da lì, attraverso la finestra, guardava verso la chiesa di San Babila, dove poteva scorgere il lume ardente dinanzi al Santissimo Sacramento. Gli anni milanesi, anche se vissuti nell'attesa e a volte nella sofferenza, furono anche forieri di eventi importanti per il suo futuro. Uno di questi fu l'incontro col gesuita padre Ottone Terzi, che di Laura sarebbe divenuto il direttore spirituale. Tu sei un mistero, Laura. Mi sembri fatta per la clausura, ma al tempo stesso ti vedo così incline alle opere di carità che non so cosa consigliarti. Il 2 febbraio del 1879 si trovava nella chiesa di San Babila durante le 40 ore e così pregava. Gesù caro, voglio consolarvi, farvi amare, farvi conoscere. Insegnatemi il modo. Anche se sarà doloroso, non mi sottraggo a nulla. Ve lo prometto. Quando sentì una voce che le diceva: guarda, Laura, guarda. Che cosa vedi? Vedo un'estensione sterminata di anime, avvolte in una rete che cercano di rompere. Cosa volete che io faccia, Gesù? Il tuo compito è di liberarle. Coraggio, Laura, io sono con te
e tu dal mio cuore otterrai luce, forza, aiuto.